Tommaso Ceccarelli rovina il fine settimana ai tifosi della Viterbese e proprio lui a realizzare il gol dell'1-1, tra l'altro al 94esimo, quando i laziali già stavano pregustando la vittoria, ed è proprio lui a farsi espellere un minuto dopo, lasciando il Picerno in 10. Felicissimi uomini. Squadra tosta quella di Longo, che riesce spesso a disinnescare il sistema tattico del 3-5-2 proposto dai padroni di casa. I lucani invece si affidano al 4-2-3-1 con la coppia centrale di difesa formata da Gonnelli e Allegretto, Pagliai e Guerra sulle fasce. Sulla tre quarti parte Cudà, che insieme a Golfo e Ceccarelli nel ruolo di ali supportano Sant'Arcangelo, unica punta. Frena dunque il cammino della Viterbese dopo tre successi consecutivi. Pronti, via. Nel primo tempo gli ospiti provano subito ad affacciarsi pericolosamente in avanti, ma i padroni di casa non rimangono a guardare e falliscono a loro volta almeno un paio di occasioni per spezzare l'equilibrio iniziale. Succede tutto nel secondo tempo. Al 60esimo per i padroni di casa esce Iallo ed entra Polidori. Scelta azzeccatissima, perché dopo tre minuti l'attaccante di Bracciano realizza la rete su assist di Barillà, che sblocca la partita. Proprio quando la Viterbese comincia a leccarsi i baffi per il bottino pieno, arriva la rete di Ceccarelli, che ammutolisce lo stadio Enrico Rocchi. Arriva anche il rosso per lui, ma mai spogliatoio anticipato fu così dolce. La striscia positiva dei risultati del Picerno sale a 4.